Guardala, quelle sono leotarde, dannose come la peste. Volano da una parte all'altra della prateria per divorare l'erba più fresca e rovinano i pascoli. Beh, c'è tanto spazio, ci sarà posto anche per loro? No, qui non c'è posto per chi non è utile, la vita è difficile e tutto è fatica, tutto è prezioso. Le pecore più di ogni altra cosa. Più degli uomini? Sotto un certo aspetto, sì. Guarda i cani. Le pecore non obbediscono che a loro. E guai se non fosse così. Qui la natura impone leggi che non si possono violare se si vuol sopravvivere. Oh, che cosa orribile. Perché non lo seppelliscono? Lavoro inutile. E poi questa terra riprende immediatamente quello che ha dato. È una terra avara. Mi fa paura. Vedi, François, qua giù è diverso da ogni altro luogo. L'Antartico è a due passi e la vita già qui incomincia a scomparire. Qui siamo ai confini del mondo. Ma per me è diverso. Ci sono nato. Per me è come se il mondo ricominciasse proprio qui, da questa terra. Come se da poco fosse terminata l'era glaciale. Come se i ghiacciai, ce ne sono ancora verso le Ande, si fossero ritirati ieri dalla prateria. In alcuni punti non è mai passato il piede dell'uomo. È come all'alba della creazione. Sì, cominciavo ad avere nostalgia di questa terra. 5 mesi lontano sono molti. Ma cos'hai? Mi sembri smarrita. Sono emozionata, è un mondo così diverso per me. Ti abituerai. Ora fai parte anche tu di questa vita. E finirai col vederla come la vedo io. Hola, Don Claudio! Hola! Oh, guarda. Quello deve essere Walter. Chi è? Un tuo amico? Sì, un amico. Un tipo strano. Un po' avventuriero, un po' gaucho. Un vero nomade. Conosce tutte le locande sperdute nella grande prateria. E ogni donna da qui fino alle Ande. Hola, Walter. Salute, Claudio. Ti credevo ancora fuori. Sto appena tornando, come vedi. Vieni giù alle stanze? No, vado da Hansi il tedesco, giù al traghetto. Domani sarò da te. Signora. Walter è un vecchio amico, gli devo molto. Una volta mi salvò da una tempesta di neve. Non ti far aspettare a lungo, domani sera faremo una grande festa alle Stanze. D'accordo. A presto. Andiamo, Baffone. Lord è il tipo più stravagante che viva nella prateria. Non si chiama Walter? Sì, ma tutti lo chiamano Lord. Suo padre era un inglese venuto qui a cacciare il puma. Diceva di essere un Lord e forse era vero, ma di lui non gli è rimasto che il soprannome. Abita alle Stanze? No, è senza fissa dimora, ora qua, ora là. Da me capita durante la stagione della tosatura per un certo traffico. Di che genere? Ma è una cosa che fanno tutti. Le pecore costano più in Cile che qui. E lui ce le porta, capisci? Fai il contrabbandiere anche tu? Beh, in un certo senso. Però se lo pescano io non ne so nulla. Invece, se tutto va bene, ci guadagniamo logicamente tutti e due. Oh, ero sicura di aver dimenticato qualcosa. Le cartoline? Ah, sì, aspetta. Tra poco le imbuchiamo. Credi che riusciranno ad arrivare in Francia? Sicuro. A meno che il vento non si porti via tutto, la corriera vedrà il segnale e ritirerà la posta. Ecco, da qui comincia la mia proprietà. Il regno di Claudio Herrera. 120.000 ettari, 60.000 pecore. È una casa che è una sorpresa qui in mezzo. Vedrai, ti piacerà. Thank you.
Guardala là, Major. Oggi non ci si ragiona. Certo. Deve arrivare Don Claudio. Credi che gliela farà a farsi sposare? Guardala come cammina. Già si sente la padrona delle stanze. Come? Non hai ancora finito? Don Claudio sta per arrivare. Perché tanta fretta? Il padrone se l'è presa comoda, no? Meno chiacchiere, va in cucina. Ah, e non dimenticare di preparargli la torta di fragole. Ti stai agitando troppo. Smettila di borbottare, se no... Che ti succede, Meccia? Sei in calore? Fa silenzio! Forse la verità... Da questo momento l'estanzia ha una padrona. Ti presento la signora Françoise, mia moglie. Benvenuta all'estanzia, signora, ai suoi ordini. Questo è Nicolas, il mio uomo di fiducia, il capataz, come si dice qui. Beh, Nicolas, come va? Tutto bene, Don Claudio. Stiamo radunando le pecore per tosarle. Bene, occupati tu dei bagagli, per favore. Subito, signora. Ehi, Mecha! Questa è mia moglie. E questa è Meccia. Benvenuta, signora. Beh, andiamo, entra. Ti faccio vedere la casa. Ecco, quando uno ha messo insieme tutte queste cose, finisce col sentirsi solo, se non ha con chi dividerle. Ma ora... sei tu. Non immaginavo che fosse così sconcertante. Che vento freddo. E dire che è l'estate. Andiamo, dentro c'è il caminetto acceso. Catalina. Benvenuti. E questa è la nostra casa. Ti piace? Davvero incredibile. E quello che cos'è? Una tua vittima? Sì, è un vecchio puma. Mi aveva fatto fuori almeno 40 pecore. Finché un giorno mi capitò a meno di 300 metri e... Zac! Vieni con me. Faccio vedere la parte più bella della casa. Sarà il tuo piccolo paradiso. Che incanto. Oh. Dalie, ciclamini, crisantemi. Oh, quello che cos'è? Un fiore del Chaco. Perché te ne sei andata? Io ti sono amico, Meccia, e tu lo sai, anche se non hai mai voluto ricambiare i sentimenti che ho per te. Hai seguito una strada sbagliata, un sogno assurdo. E perché? Lui è il padrone. E con ciò? Suo padre era un emigrante, mio padre invece è nato qui. E Claudio che cosa aveva di diverso? Da ragazzo. Era povero come noi altri. Ho lavorato per la sua estanzia come se fosse la mia. Ho avuto le responsabilità di una padrona. E credevo di avere tutto il diritto di dividere il letto col padrone. Non devi parlare così. Perché non vuoi che parli di letto? Eppure sono una donna come tutte le altre. Dunque lo ami tanto.
Lui è come questa terra in cui sono nata e cresciuta. E dove pensavo di morire da padrona e non da serva. Ascoltami. Lasciami sola. Certo non credevo di trovare qui tante comodità. Penso che non avrò più nostalgia dell'Europa. Non devi averla. Ti ho portato qui perché tu possa costruirti una nuova esistenza. Conservi ancora questa roba? È un ricordo della mia ultima tournée. Quando mi successe l'incidente. È stato allora che ci siamo conosciuti. Lo strappo, ti dispiace? Ma perché? Vorrei che il circo e il tuo passato fossero un capitolo chiuso. Non ti ho sposato perché non potevi più fare la trapezista. Ma perché volevo te. Ora sei mia moglie. Intesi? Eccoci d'acqua, Anita. Ehi! Se vuoi bere qualcosa, vieni pure. E certo che vengo, sono cose che si domandano. Anita, sono qua. Vattene, per carità, fuggi subito che c'è mio marito, va via. Allora vieni via con non me. Non scherzare, Lord, vattene, se quello ti vede è capace di tutto. Ah, sei qua! Oh, che vuoi fare? Di mezzo, e tu devi lasciar stare mia moglie. Attento, ma come? Ma posso, non lasciatemi che non ti ammazzo. Ah, fermo, o te ne pentirai. Ehi, Lord, lima il mirino. Dai, dai, cambiamo aria. Eccola. Arrivederci presto, bellezza. Adesso faremo i conti noi. Lord, quella lì non è una donna per te. È giusto, baffone, d'ora in poi mi dedicherò soltanto a Sigismonda. Ma che dici? Sigismonda è peggio di lei. È la moglie di Tuntù. È uscito di galera da pochi giorni. E va bene. Però ricordati questo. Le donne migliori sono sempre quelle degli altri. Andiamo ora. Da Sigismonda? No, alle stanze. Don Claudio ci aspetta per la festa. Ah, meno male. Siamo salvi. Già si ansecao las cascadas de tanto llorar por mí. Y ha muerto la reina mora, sola no quiso vivir. Cuando salí de mi tierra. Un bicchiere di rosso, Nicolás. Grazie. Salve, Tucumán. Ragazzi. Tal vez que andando te acuerdes de mí. Palui chal chal. Palui nobla. Sono arrivati gli invitati? Ancora no. Con la frana è difficile che passino. Meglio così. La signora imparerà. Mecha, non puoi pensare a qualcos'altro? No, Nicolas. A nient'altro. A te, Mecha. Cante con amor mi flor, deja que te cante con
con amor mi flor. Y cuando la luna cubra su luz, y cuando la luna cubra su luz, deja que mi canto le arrulle mi amor. Deja que mi canto te arrulle mi amor. Viento por el sol. È inutile aspettare ancora. Ormai non verrà più nessuno. Perché non ceniamo noi? No, non ne ho più voglia. Allora andiamo a dormire. Comunque non vedo perché tu debba prendertela tanto. Io non me la prendo, sono soltanto delusa. Avrei voluto conoscere i nostri vicini. Te li raccomando, i nostri vicini. Quattro cafoni pieni di soldi e di presunzione. Del resto, se non sono venuti, forse non è colpa loro. Una frana così non è davvero uno scherzo. Qui non esistono altre strade, basta un torrente in piena per rimanere tagliati fuori, isolati per giorni, per mesi anche. Ricordati, Françoise, qui non abbiamo che una compagna, la solitudine. Sì, me l'hai detto. La solitudine è il vento. Il vento. Questa continua ossessione. E questa canzone, non la posso più sopportare! Mecha! Smettila con questa lagna! Calmati, Françoise. Non mi piace vederti così. D'altra parte dovevi immaginare ciò che avresti trovato. Non darmi l'impressione d'aver commesso un errore. Perdonami, Claudio. Forse sono ancora un po' stanca del viaggio. Prometto che non si ripeterà. L'ultima volta che rimanesti alle stanze volevi che venissi da te. Ma si trattava di 10 mesi fa. E ora non lo desideri più? Non ho detto questo. Ad una donna bastano pochi minuti per diventare un'altra. Anche se tu non me l'avessi chiesto, stasera te l'avrei chiesto io. Che ti succede, Mecha? Non hai dormito tutta la notte? Pensavo. A chi? A Claudio, forse? No. A te. A me? Credevo amassi lui. Anch'io lo credevo. Ma non è vero. Mecha, che vuoi dire? Ecco, quando sono venuta da te non ti amavo. L'ho fatto solo per far dispetto a Claudio. Ero sconvolta. Mi dispiace che te lo dica. Sparse su di un territorio che in Europa sarebbe una provincia. È una settimana che le stiamo radunando. È così che comincia la tosatura? Sì, e l'aspettiamo per un anno, è il nostro raccolto. Ecco,
Improvvisamente questa terra quasi sterile dà frutti meravigliosi. Sembrano un immenso fiume. E pare che anche il vento diventi più caldo. Ora capisci come può diventare bella anche questa vita. Preparati che partiamo. Ma 5.000 pecore? Oh, e se sono molte da portare, eh? Ricordati che quest'anno c'è rimasta la neve sul valico. Sono codiche da raschiare. Bisognerà che qualcuno ci aiuti, eh? No, no, nessun aiuto. Io non mi fido di nessuno. Sara. Ehi, buona. Buona. Guarda. Non ti danno un senso di ricchezza vera, solida. Quanto è bella, sembra quasi un leone. Ma non avranno freddo dopo Tosato? Ma no, ci sono abituate. E poi che ci possiamo fare? È il loro destino. Là. Don Claudio, hai visto che pecore? Sono migliori di quelle vendute l'anno scorso. Dovremmo farci di più. Beh, signore, io sono sempre stato un solitario e un vagabondo. Ma vedendo voi due ho cambiato idea. Perché? La libertà è magnifica. E non bisogna rinunciarvi con leggerezza. Beh, come va il valico quest'anno? Mi hanno detto che è pieno di neve, ma troverò ugualmente il modo di passare. Porterete queste pecore fino alle Ande? Oltre, dall'altra parte, signora. Fino al Cile. Che fatica per queste povere bestie. Povere bestie? Esistono per questo. Domandi a Claudio quanto vale un chilo di lana. Costa freddo e preoccupazioni. Andiamo, vieni. Come un mantello. Attento tu con quelle forbici. Sì, signore. Ma è ferita. Mi fanno troppa pena. Scusami, Claudio. Torno a casa. Come vuoi. Quando sarà sulle montagne, dia loro il mio saluto. Mi affascinano. Lo farò, signora. E gliene parlerò al mio ritorno. Certo, si dovrà abituare. Ma è una donna come ce ne sono poche. Sei fortunato. Per questo l'ho sposata. Dove l'hai conosciuta? In un circo. Faceva l'acrobata. Mi cadde quasi addosso da 20 metri di altezza. Come un segno del destino. Un segno un po' pericoloso, direi. L'importatrice cilena è avvertita del mio arrivo? L'avvertirò all'ultimo momento, non vorrei una spiata. A proposito, so che hanno raddoppiato la vigilanza sul confine. Una più, una meno, le pecore arriveranno. Quando vuoi partire? Subito, Baffone è già col gregge. Prendo la mia roba e filo. In bocca al lupo. Fate presto, dovete finire questa sera. Volevo dirle che non ho incontrato mai una donna bella come lei.
Non saprei dire se tu sia un pazzo o una canaglia. A dirti che nonostante quello che è successo, sarò felice se tornerai presto. Buona fortuna. Ah, questa volta sì che hai fatto una conquista. E poi lei? Che donna! Meravigliosa, Baffone. Ma di chi parli? Beh, di Mesha, no? Baffone, tu non capirai mai niente. C'è la frontiera. Mi trascinerò dietro i doganieri. Domattina ti raggiungerò al valico. Passa al momento giusto. E che in punta di zampe. A cavallo, da quella parte! Prendi i fucili! Presto, se no lo perdiamo! Dobbiamo raggiungerlo! Non lo vedo più! Eccolo! Da questa parte, capo! Dietro fino alla Quebrada, poi li ho seminati. Che fatica! E domani al Cile mi rinfrescherò la gola, e anche tu, eh? E tra una settimana saremo tornati alla stanza di Don Claudio. Ma quanti ce ne toccheranno questa volta? Parecchi, no? Non torneremo più alle stanze, Baffone. E chi porterà il denaro a Don Claudio?
Da quando in qua sei diventato onesto? No, chi ci pensa? Io credevo che lo fossi tu. Sono onesto proprio perché non torno. Se Claudio sapesse mi ringrazierebbe. Andiamo. È da tempo che voglio farle una domanda. Fatela. Perché ha sposato Don Claudio? Dovrei rispondervi che non vi riguarda. Ma se ci tenete a saperlo, perché l'amo. Non è vero. Lei non lo ama. Con che diritto vi permettete? Con il mio diritto, un diritto che suo marito conosce molto bene. Quando lei è arrivata io ero già qui e Claudio... Volete dire il signor Claudio? Quando l'ha conosciuto lei... Era un signore, io invece... Uscite. E non dimenticate mai più che mio marito è il padrone di questa casa. Anche lei non dovrebbe dimenticarlo. E nemmeno Walter. Walter? Dovrei farvi scacciare e impedirvi di rimettere piede qui. Crede che sia facile? Se così non fosse, non esiterei due minuti ad andar via. Sì, lo so che vi farebbe piacere, ma io me ne andrei. Io non so niente di voi, di Claudio, di Walter, di quello che siete, di quello che pensate, degli odi e dei rancori meschini che potete nutrire verso di me. E non voglio sapere. Ma ho cominciato a capire che tipo di donna siete, gelosa e malvagia. E da questo momento non immischiatevi più nella mia vita e in quella di mio marito. Basta, uscite, uscite, vi dico. Mecha, che è stato? Vieni qui. Che succede? Molte cose, ma si direbbe che tu non le veda. Che vorresti dire? Che da un certo tempo non si respira. Siamo sempre andati d'accordo noi. E mi sono trovata sempre bene. Mi dispiacerebbe andarmene dalle stanze. Ma perché? Che è successo? Domandalo a tua moglie. Far freddo. A Ushuaia ha già nevicato. Già. È più vicino all'Antartico. Sì, ma tra qualche giorno nevicherà anche qui. E Walter non è ancora tornato. Walter? Sì, non ti ricordi quel vagabondo? Quel tipo strano. Ah, sì, me lo ricordo. Avrebbe dovuto tornare con il denaro, invece... non capisco proprio. E ci sono altre cose che non vanno. A proposito di... Che succede fra te e me? Ci appare che non vi intendiate. Non vedo perché dovremmo intenderci. Perché è necessario. Mecha è molto importante per l'Estancia. È la sola persona di cui mi possa affidare. Può essere. Ma io lo trovo ostile, piena di rancore. Non capisco il suo atteggiamento. Ho paura di non riuscire a sopportarla a lungo. Mi dispiace, ma dovrai abituartici. Certe volte mi domando se l'Estancia, Mecha e tutto il resto non contino molto più di me. Ho spesso l'impressione di essere un'estranea, arrivata come un'intrusa a turbare l'armonia che già esisteva. Io invece mi chiedo se riusciremo mai a capirci. A più tardi. Thank you.
Sono 2 mesi che non si può uscire di casa. Quando penso che sono 3 del pomeriggio ed è già notte. E la notte dura 20 ore su 24. E per 8 mesi all'anno, per essere precisi. Un inverno ideale per chi è in luna di miele. A volte Françoise mi sembra un animale in gabbia. Uno strano animale che riuscirò a domare. Può darsi. Però non vedo proprio in che modo. Vedrai che lo troverò. Sei in forma, Mecha. Sembra un po' selvatica, ma carina. Mi domando se tu e io... Puis tes jours, mon cœur, reçoit le passé comme un ami qu'on a délaissé. Con queste nevicate, quel mascalzone di Walter non arriverà più. Tornerà. Don Claudio, più di 1000 pecore sono rimaste sotto la neve nella valle del Guanaco. Raduna tutti gli uomini disponibili. Sì. Vengo subito. E sciogli i cani. Sì, padrone. Va a dire a Françoise che resterò fuori per qualche ora. La vie me crie dans le feu de l'amour. Elle me voit pour toujours. Don Claudio ha dovuto andare fuori. Con tutta la tormenta. Molte pecore sono rimaste sepolte sotto la neve. E rischiano di morire. A volte con il calore del fiato riescono a bucare la neve che le ricopre e a respirare. Ma se la neve è troppa, muoiono soffocate. Povere bestie, è terribile. Questa terra non perdona. È difficile sopravvivere. Anche lei soffocherà se non se ne andrà. Non c'è niente che ti possa fermare. Qui non c'è posto per lei. Se ne vada. Uscite. Non sei più in condizioni di darmi ordini, non lo capisci? Andatevene. Puoi anche gridare se vuoi. Nessuno ti sentirà. Siamo sole nelle stanze e fuori non c'è che neve e vento. Uscite! No, restate. Ora voglio dirvi una cosa, una volta per tutte. Se credete di farmi paura, vi sbagliate. Se credete che io possa cedere al terrore dell'inverno e della solitudine o che la vostra perversità mi faccia perdere la ragione, vi sbagliate. Voi mi odiate. Sì, voi mi odiate dal primo giorno che sono venuta qui. Perché volete Claudio, il suo denaro, la sua terra. Tu mi hai rubato tutto. La terra, il denaro, non contano niente per me. E tutte queste pecore che sono il vostro orgoglio, a me non fanno che pena. In quanto a Claudio, quando l'ho conosciuto non mi ha detto nulla di voi. Mecha, voglio parlarvi a cuore aperto. Sono stata sola per tutta la vita. Completamente sola. Senza speranza. Anche se ogni sera avevo tutto un pubblico per me. Voi sapete che cosa sia il pubblico di un circo? No. Sono centinaia di occhi, di cuori, che seguono con ansietà l'esercizio pericoloso a 20 metri da terra. È la stretta di centinaia di mani che sorreggono chi nel vuoto sorridendo sempre. Ogni sera rischia la vita. Tutto questo l'ho avuto per anni. Ma dopo lo spettacolo, tutte le volte mi sentivo più sola che mai. Non una di quelle mani rimaneva stretta nelle mie. Poi è arrivato Claudio. E ho avuto fiducia in lui.
Claudio è tuo marito, ma ancora non lo conosci. Claudio non è affatto quello che credi. La sua mano è forte, ma solo per tenere in pugno quello che possiede. Te compresa, con tutte le altre cose. Non è vero. Cos'è? Hai paura di ascoltarmi? Col tempo non ti resterà altro che ubbidire e piegarti alla sua volontà. Ma lui mi ama. Illusioni. Gli serviva una donna. Perché un uomo qui non ha da scegliere. T'ha comprato. Se non avesse incontrato te, sarebbe toccato a me. Io ho fiducia in lui. Allora sappilo. Questa sera ho rivisto nei suoi occhi accendersi il desiderio per me, come si accendeva una volta. La gelosia vi rende cieca. Mi fate pena. Io gelosa? Ma non capisci che la sola cosa che mi importi è la fattoria. Troppo. Per un momento stasera avevo creduto di potervi parlare, di trovare in voi un sentimento umano. Ma mi sono sbagliata. Dovevo rivedervi. È stato più forte di me. Terribile. Una notte d'inferno. Non meno di 500 pecore morte. Che cos'è questo denaro? Walter è stato qui. Walter? E dov'è ora quel brigante? Se n'è andato. Questi sono soldi sui quali non contavo proprio più. Che hai? Sei stata in pensiero? Beh, ora sono qui.
195, 196, 197, 198, 199 e 200. 2000 sono già nel frigorifero e 1200 sono pronte. Avete scritto? Lasciate stare, posso continuare io. Non è lavoro per voi. Grana, il mio posto è qui. Caro Green, è stato un inverno duro. La neve mi ha fatto perdere molte pecore. E non è solo questo. Anche per mia moglie sono preoccupato, molto preoccupato. La sento ogni giorno più insofferente di questa vita, anche se vuole mostrare il contrario. Ma ti pare che sia una vita adatta per una donna di quella sensibilità? La capisco. Anche sensibilità si modifica. Però sta attento a non forzare troppo. Non importa, deve cambiare. Deve diventare come io voglio. Beh, parliamo d'altro. Allora, domani andremo a Rio Grande. D'accordo, a domani. Sei sveglia? Sì, da molto. Perché volevi venire con me domani? Me lo chiedi. Per farti compagnia. Per non restare più sola. Non ci resisto. Non puoi, non è cosa da donne. E poi non si tratta di questo. Claudio, che vuoi da me? La tua vita. Che tu mi appartenga come tutto senza riserve. Invece più passano i mesi e più ti sento lontana, estranea. Va bene, il carico partirà domani mattina alle 8. Siamo intesi, farai al signor Green gli stessi prezzi che fai a me. D'accordo, Claudio. Soddisfatto? Grazie, caro. Don Claudio, siamo in onda con le stanze. Scusate, ma... Fai pure. Può parlare subito. Pronto? Pronto, Françoise? Sono io. Pronto? Claudio! Io vado alle stanze a Carmen e tu puoi raggiungermi al traghetto. Pronto, pronto, interrompete. Dobbiamo interrompere la comunicazione per servizi di polizia. Io vado lo stesso. Lo raggiungerò. No, non ce n'è nessuno. Lei è la moglie di Don Claudio? Sì. Ha avvertito per radio che ritarderà. Come mai? Perché? Il Rio Tinto è in piena e non si può attraversare. Quando l'ho trasmesso il messaggio? Non so, domandi ad Hans, l'ha sentito lui. Bene, grazie. Buonasera, signore. Buonasera. Mi hanno detto che voi avete notizie di Don Claudio che è rimasto bloccato a Rio Tinto. Già, è successa ieri la stessa cosa, Suarez. È rimasto bloccato per 3 ore. Si segga, si riposi, prenda qualcosa di caldo e lo vedrà arrivare. È lontano Rio Tinto? È una 40 di chilometri. Là c'è una mappa, guardi. Sen? Mach schnell einen Tee. Ja, gleich, Hans. Dovunque mi troverò, continuerò a vederti così come in questo momento. Sola e impaurita, sperduta. Qua giù, quasi alla fine del mondo. Avrei voluto incontrare chiunque, ma non te.
dato che dovremo dirci addio per la seconda volta, facciamo per bene. Da buoni amici. Lord, ne ho portato una tazza anche a te. Ti farà bene. Grazie, Greta. E questo l'ho lavorato con le mie mani. Così quando sarai lontano ti ricorderai di noi. Grazie. E dacci tue notizie qualche volta. Capito? Hm? Certo. Hans, bring doch eine Flasche Aquavit. Allora parti. E dove vai? A Ushuaia. Prenderò la prima nave che troverò. Perché non vai nel Cile? Laggiù hai tanti amici. Troppo vicino per me. Sai, Françoise, anche da lontano non resisterai. Che ora è? Sta tranquilla, Claudio verrà. E tu non dovrai più aver paura. Lui sarà contento di averti con sé. E che tu non gli voglia bene, non importa. Non è vero, io l'amo. Sai fingere. Sono stata tua, è vero. Ma tu lo sai che cos'è un incubo. Quando qualcuno ti insegue e tu vorresti sfuggirgli. Vorresti chiedere aiuto, ma le gambe non ti obbediscono. E anche la voce ti manca. È questo. Quello che è successo con te, io non ti amo, non t'amo, tu non sei niente, niente! Thank you.
Sta per farsi giorno. Vorrei che questa notte non finisse mai. Sai dove sono nata? No. In un carrozzone da circo. Una girovaga come te. Era destino che ti dovessi amare. E stavamo per perderci. Eri tu che cercavo ieri, senza saperlo. Soltanto te. E senza più speranze. In vita mia sono felice. Ho rinunciato a tante cose, ma non me ne pento. Guarda, il cielo alla rovescia. Anche dal trapezio vedevo capovolto. Ho rovesciato tutta la mia vita. Walter. Ora dobbiamo andare. Oggi stesso saremo a Ushuaia. Là potremo imbarcarci. La nave salterà tra 2 ore. Grazie, capitano. A fra poco. Salpiamo fra 2 ore. Abbiamo poco tempo. Ho ancora un paio di cose da fare. Sai, Walter, è molto tempo che non faccio un viaggio in mare. A proposito, vorrei comprare qualche cosa. Fermati qui. Mi sbrigo in 5 minuti. Vieni a prendermi fra poco. No, lascio la macchina qui. Vado un momento al bar. Aspettami, eh? Vargas. Hola, Lord. Scommetto che sei venuto per i soldi. Ne avrei bisogno, se puoi. Certamente. Gli affari sono affari. Bravo. Alla tua salute. Alla tua. Ah, un'altra cosa. Lascio fuori la jeep di Claudio Herrera. Dagliela, per favore. Sì, certo. Mi imbarco sul Magellano. Ah, ti vuoi imbarcare? Lo so. Chi altro vai ad ingannare, vigliacco? Parla! Finalmente ti ho trovato. La volta scorsa hai fatto lo spaccone con il fucile. Ma oggi faremo i conti. Te ne devi scordare le mogli degli altri. Oh.
Che succede qui? Vieni con me. Avanti. Presto? Andiamo. Fermati! Fermati! Io lo conosco, è il nome! Insegnato! Fermati, ti ho detto! Ti ho visto che ha lasciato una cifra! Sì, 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 era il culo della notte! Fermati! Fermati! Sali, svelta, svelta, dobbiamo andare via! Che succede? Te lo dirò dopo! Va presto! Che sfortuna. La nostra nave se ne va. E abbiamo dovuto perderla così. Non ti muovere. No, sta tranquilla. Non mi muovo. Mi vuoi dire che cosa è successo? Niente. Un creditore? Oh, no, no, no. Allora un marito geloso. Mi perdoneresti? Quando non pensi più a una cosa passata, ecco che ti ritorna tra i piedi al momento meno opportuno. Andiamo. Baffone, sveglia, avanti. Su, sveglia. Oh, va proprio avanti adesso. E non fare storie. No. Walter. Ci aspetta sulla strada del Cile. Stavo facendo un sogno d'amore. Che disgrazia. A che pensi? Ci siamo dovuti fermare in questa sporca baracca. Io non mi sono accorta di niente. Io non vedo che te. Domani sarà a Gacegos, poi salterà per Buenos Aires. Passo. Bene, ricevuto. Va bene, ti ringrazio, Raffaele. Soltanto te. Domani ci aspetta un lungo cammino. Sì, Walter. Un lungo cammino. Per risalire dalla fine del mondo. Claudio Herrera da parte di Nicolás da Ushuaia. Comunichiamo. Nicolás dice che i due hanno tentato di imbarcarsi oggi, ma non ci sono riusciti. Sono partiti in jeep sulla strada di nord-ovest verso la frontiera del Cile. Ripetiamo. Che vorrà fare? I due hanno tentato di imbarcarsi oggi, si interessa di te. Sono partiti. Non sei contenta? Finiscila. Vorrà convincerti a tornare. O forse ha solo intenzione di uccidermi. Smettila! Dovresti farmi coraggio. E invece... Perché? Ne hai bisogno? No. Lo sai che nessuno sa dove io passo il confine? Questo è il mio vantaggio su di loro. Domani... Domani passeremo dove nessuno ha il coraggio di passare. Svelta, raccogli le tue cose e aspettami fuori. Núñez, posso prendere i cavalli subito? Ma come? Non volevate dormire? No. Potevate arrangiarvi? No, grazie, partiamo subito. Va bene. Allora, prendi pure i cavalli. Grazie. Senti, la jeep la lascio qui, sì. Verrà certo qualcuno a ritirarla. Sì.
andiamo. Ma allora dove sta, Lord! Ehi, zitto! Nessuno deve sapere che verrà qui. Io senza volte non mi muovo. Te l'avviso. Mi ha detto di aspettarlo sulla strada del valico, no? Qui deve passare. Allora, il valico è vicino. È lassù, dietro a quelle montagne. Sì. Ramon, porta la jeep alle stanze. È seguita. Fosse terminata ieri, come all'alba della creazione. Me lo disse Claudio. Non rimpiangerai questa terra? No, finché avrò te. Tu hai preso il posto di ogni altra cosa.
sembra morta da migliaia d'anni, come se il tempo fosse rimasto immobile. Il fuoco si è spento. Tu tremi. Walter? Sì. Ma hai mai immaginato d'essere un fantasma? Qualcuno che vive un'esistenza che non è reale? François, ma la nostra vita è vera. È difficile spiegarsi. Ma vedi, qualche volta io lo penso. E mi fa paura. Sei stanca. Walter, che ci succederà? Se tu vuoi, puoi anche tornare. Non lo dire. È la felicità che spaventa. Oh, fra poco farà giorno e tutto sarà diverso. Hanno certamente preso la barca. Aggiriamo il canale. Io passo per andare in Cile. Una volta per attraversare il ghiacciaio impiegai 7 giorni. Laggiù avevo un carico di whisky contrabbando. Un buon affare. Stasera, passato il valico, saremo al sicuro. C'è il verde dietro quelle montagne e si vede il mare. Sarà bello vedere. L'aria del ghiacciaio comincia a far freddo. Vieni. Traversiamo di qua.
grave. Un colpo di striscio. Dietro quelle montagne. E si vede il mare.